MTV, questo è il mio giardino. Ecco, MTV, qui è dove teniamo il pianoforte ed è una delle mie stanze preferite della casa, perché qui mi rilasso. Vi suono una mia canzone, è una delle ultime che ho scritto, si intitola Luna Gena. Me la sono dimenticata, non mi ricordo come continua. MTV, questo è il mio giardino. È il mio posto preferito per divertirmi, per giocare a pallone, dato che Kaya non mi vede. Cerco sempre di venire qui, così non mi ruba il pallone. In realtà mi manca moltissimo andare in campo, giocare con i miei compagni, fare gol, ma arriverà il momento di tornare in campo tutti insieme e goderci questo bellissimo sport. Il calcio, gioco malissimo perché ho paura del pallone. In sostanza ho paura che mi arrivi addosso, mi faccia male e che mi rompa il naso. Non è la compagna ideale. Che cattivo! Beh, come vedete qui fuori c'è una luce meravigliosa. Per me la luce naturale è l'ideale per fare i selfie. Io preferisco soprattutto la luce del tramonto. E normalmente il sole tramonta di là. Più in là ci sono le montagne e il sole scende di là. Perciò prendo il mio telefono. Ovviamente, dovendo passare molto tempo dentro casa, senza mai uscire, cerchiamo di fare esercizio fisico o, in alternativa, facciamo yoga o altre attività. Ho scoperto che la fissazione del mio fidanzato per i videogiochi, e per uno in particolare, stando in casa 7 giorni su 7, si potenzia non al 100%, ma al 250%. È capace di giocare a un videogioco anche per 6 ore di seguito, al buio, con gli auricolari e senza interruzioni. È possibile, sì. Bene, MTV, questo è il nostro bagno. Ovviamente, come potete vedere, questo è il mio settore nel disordine più totale. Quello è il settore di Paolo, tutto pulito e ordinato. No! Ho visto ora che è caduto tutto il mio ombretto preferito. È una tragedia. No! A lui non piaccio truccata, ma io adoro truccarmi. Mi fa sentire bene. Non mi fa impazzire, non proprio. Dico sempre che spesso è più bella al naturale che quando si trucca. Ma è una sua decisione e ovviamente la rispetto. Scommetto che se gli chiedo cosa sono i prodotti, non lo sa. Vediamo. Che cos'è questo? Fa vedere? No, non devi leggere il nome. Un liquido. Non mi dire. Che mischi con un altro per truccarti le guance, no? E per quale parte del viso si usa? Le guance? No. È per le occhiaie. Questo è più facile, devi indovinarlo. Dai, che cos'è? Una spugna? Per cosa? Per mettere la cipria sul viso. Si può usare per questo, sì, sì, benissimo, te la faccio passare. In realtà serve per applicare la base, ma puoi usarla anche per la cipria. Quindi ho risposto bene. Quasi. Bene, questo era il nostro bagno. Adesso vi mostriamo un'altra stanza. MTV, adesso vi mostro la nostra palestra. Per lavoro dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, stare in forma. Questa macchina che vedete serve per migliorare la flessibilità. Qui compaiono i gradi di allungamento. Oggi posso arrivare facilmente a 60. Qui invece c'è il tapirulan. Qui dietro c'è una delle macchine che usiamo di più perché è multifunzionale.
Tramite questo pulsante possiamo aumentare la forza. Io personalmente cerco di non avere troppa massa muscolare dalla vita in su per sentirmi più agile. Ma naturalmente cerco sempre di tonificare un po' i muscoli. MTV, questa era la mia palestra. Spero vi sia piaciuta, perciò adesso... Bene, MTV, è ora di salutarci. Spero che vi sia piaciuta la nostra casa, che vi sia piaciuto quello che vi abbiamo mostrato. Vi mandiamo un abbraccio forte e speriamo di rivederci presto. Ciao a tutti! No! Il cane ha fatto pipì sul tappeto.